Benvenuti amici di Android Blog. Dentro questa scatola, che ricorda forse più un componente per computer piuttosto che un dispositivo mobile, abbiamo Arceus 79 Xenon. Andiamo a vedere che cosa contiene. Apriamola quindi la confezione. Troviamo principalmente, ovviamente, il tablet qua nella parte superiore, che andremo a esaminare nel dettaglio successivamente. Leviamo questa copertura di cartone e andiamo a vedere come vi sia un po' di manualistica per quanto riguarda la garanzia, ancora garanzia, e un'istruzione per il caricabatterie, perché come potete vedere il caricabatterie non è condiviso con cavo dati micro USB, ma è un caricabatterie da parete standard, ma con gli adattatori per le prese dei vari paesi mondiali o europei. E qui il cavo dati USB, micro USB, e il manuale di avvio rapido un pochino più corposo del solito. Andiamo adesso a riporre la scatola e riprendiamo in mano il tablet. Eccolo qui, dunque vi parlo subito di dimensioni: sono 200x134 per 8 mm di spessore, per un peso di 320 grammi. Andiamo a vedere la disamina dei lati. Sul lato sinistro non abbiamo nulla, è completamente pulito. Sul lato inferiore abbiamo solo il microfono principale. Sul lato destro abbiamo il bilanciere dei volumi con pulsanti separati. E sul lato superiore abbiamo il tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco, la presa micro USB e il jack da 3,5 per le cuffie. Andiamo posteriormente, vediamo la camera principale da 5 megapixel. Qua sotto la contattiera per la micro SIM e la micro SD, adesso andrò ad aprirla, mentre la parte inferiore è di alluminio. Qui il due speaker stereo per i suoni di sistema, e sul frontale troviamo anche la camera da 5 megapixel anche a livello di frontale e la capsula auricolare per le chiamate, come vi dicevo, date dalla possibilità di inserire una SIM qui sotto. Proviamo, senza rompere nulla, facendo leva in questo angolo, a levare questa copertura di plastica. Vi faccio vedere come qui ci sia lo slot di espansione per la micro SD, che va ad espandere gli 8 GB di memoria integrata, e qui lo slot per la SIM in formato standard. Però davvero complicato inserire la SIM in questo slot, bisogna fletterla molto, e la cosa è anche più complicata in caso di SIM con adattatore per la micro SIM. Cerchiamo di richiudere un attimo questo sportellino. Intanto vi parlo di processore, che è un MediaTek quad core MT8389 e da 1.2 GHz, e affiancato a 1 GB di RAM. Adesso qui non è tanto semplice andare a beccare subito, ecco fatto, il modo per richiudere lo slot, e lo accendiamo. Vi continuo a parlare di caratteristiche. Come vi dicevo, 3G HSPA Plus, batteria da 4000 mAh e display da 7,85 pollici IPS in formato 4/3 con risoluzione 1024x768 pixel. Il tablet è dotato, oltre al 3G, della connettività Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, accelerometro, giroscopio e sensore di luminosità. Sensore di luminosità che è qua sotto a questa cornice, dove trova posto anche un LED di stato multicolore. Quindi la sostanza sembra tanta, andremo a vedere nella recensione come funzionerà durante l'uso quotidiano. Per l'unboxing è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.